ragazzi, io sono Davide, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi vedremo come effettuare il primo volo con un drone FPV e in particolare con un 5 pollici. Questo è un video dedicato ai principianti, quindi se non sei un principiante lascia stare, anzi vatti subito a vedere i miei video di freestyle dove danzo attraverso i buchi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per supportarmi, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video, mettetemi un bel like se vi piace, fatemi tutte le domande che volete nei commenti qui in basso, cercherò di rispondere a tutti. Spesso consiglio di iniziare a volare in FPV direttamente con quei piccoli droni, diciamo quasi giocattolo, con i quali si può volare anche dentro casa senza danneggiare nulla e senza farsi male. Oggi però ci concentreremo sul far volare un 5 pollici, che alla fine sono i droni che danno, a mio avviso, più soddisfazioni. Volare con un 5 pollici, ragazzi, è totalmente diverso che volare con i droni piccolini indoor, quindi quelli che utilizziamo per divertimento dentro casa, perché sono decisamente molto ma molto più potenti e quindi bisogna avere un po' di accortezze in più. Questo tutorial ha dei prerequisiti che adesso vi vado ad elencare. Se non avete soddisfatto nessuno di questi prerequisiti che vi dirò, lasciate stare, andate a documentarvi e ritornate qui perché vi aspetto. Quindi assumo che 1. Sappiate che cosa sia un drone FPV. 2. Sappiate tenere una radio in mano e quindi un minimino avete mosso gli stick. 3. E questa è la cosa più importante, abbiate fatto almeno 5 ore di simulatore in agro. Grazie a queste ore minime di simulatore riusciamo a ridurre drasticamente la possibilità di schiantarsi subito al decollo, all'atterraggio o in volo. 4. Conoscere le modalità di volo, che in Betaflight, che è il software che utilizzo di solito io per volare, sono 3. Angle, quindi volo stabilizzato. Horizon, che è una via di mezzo tra il volo stabilizzato e il volo agro, e il volo agro, che è la modalità di volo in cui dobbiamo controllare manualmente tutti gli assi del nostro drone. Adesso ve la vado a spiegare un po' meglio. 5. Sappiate che cosa vuol dire FPV, quindi first person view, volare in prima persona con un visore o con degli occhiali. Questi sono i prerequisiti, ragazzi, e adesso iniziamo questo tutorial con il quale cercherò di darvi quei consigli basilari per muovere i primi passi nel volo FPV. Volare in agro è totalmente diverso da portare un drone in modalità stabilizzata, gli rischiereste di sbattere immediatamente. Che cosa vuol dire volare in agro? Non mi dilungherò su questa spiegazione perché probabilmente farò un video al riguardo. Attraverso la mia radio ho il totale controllo di tutti quanti gli assi del drone, quindi che succede? Che se io inclino il drone in questo modo e lascio lo stick, e quindi lo stick ritorna nella posizione originale, quindi al centro, il drone continua a mantenere questa inclinazione, quindi si muoverà in avanti. Sono io che, se lo voglio fermare, lo voglio stabilizzare, devo con gli stick rinclinarlo all'indietro in maniera tale di frenare e poi rimetterlo centrale in modo stabilizzato. Quindi sono io che governo il movimento del drone su tutti quanti gli assi. Questo vi fa capire come è difficile volare in agro, perché io, come inclino, il drone comunque si muoverà in quella direzione là, quindi lo devo ricontrollare per riportarlo indietro. Ad esempio, se lo volessi mantenere stabilizzato, devo comunque correggere e governare il movimento in tutti quanti gli assi per mantenerlo stabilizzato. Se continuo a muovere lo stick, ovviamente il drone girerà totalmente su se stesso. Stessa cosa sui movimenti laterali. Questo vi fa capire com'è importante iniziare a sperimentare sul simulatore per imparare a governare gli assi in modalità agro. In questo tutorial vedremo 3 fasi: decollo,
volo e atterraggio. Fondamentale la scelta della location dove si vuole imparare a volare. Deve essere una location totalmente isolata, perché non dobbiamo assolutamente rischiare di danneggiare gli altri. La location perfetta è ovviamente trovare un prato con l'erba fina. Non andate a volare sui campi con l'erba alta, perché rischiate che il drone vi casca, perdete l'orientamento e poi nell'erba alta è un casino ritrovarlo. Questo è ad esempio una location perfetta per imparare a volare, perché come potete vedere è un prato con l'erba bassissima. Se mi casca il drone, innanzitutto mi casca sull'erba e non sull'asfalto o sulla terra, dove potrei danneggiare il drone e rovinare i motori con la polvere, la sabbia, eccetera. Quindi questa è una location perfetta, perché abbiamo il prato bello bello tagliato, rasato, ok? Se mi casca il drone, comunque mi casca su questo tappeto d'erba e abbasso le possibilità di romperlo. La location deve avere dei punti di riferimento, perché la prima volta che voliamo con un drone FPV, anche se probabilmente non lo direste mai, è facilissimo perdere l'orientamento, quindi ci servono dei punti di riferimento per capire dove andare. Io avrò come punto di riferimento questa piccola stradina e sulla destra mi tengo questi pali, quindi so benissimo che se i miei pali stanno sulla destra sto andando avanti. Quando tornerò indietro, ovviamente mi dovrò tenere i pali sulla sinistra. L'obiettivo è quello di non discostarsi mai da questa zona su cui decido di volare e di lavorare sul mio orientamento. Non andate assolutamente a volare in dei posti dove ci sono gli alberi, ok? Questo perché potrei perdere il controllo del drone, magari non mi regolo sull'altitudine e il mio drone può andare a finire sopra i rami o sbattere sugli alberi, e lì poi diventa un casino recuperarlo. Mi raccomando, la scelta della location è fondamentale per imparare a volare. Adesso parliamo di inclinazione dell'FPV cam. Mediante l'FPV cam trasferiamo tutto quello che vediamo al nostro visore FPV. L'inclinazione di questa telecamerina qui, quando imparate a volare, deve essere bassissima. Questa, come vedete, è parecchia elevata come inclinazione, dobbiamo abbassarla, e all'inizio più la tenete parallela al terreno e meglio è. Se la mia telecamerina è posizionata in modo parallelo al terreno, riusciremo attraverso i nostri occhiali FPV a vedere il terreno e quindi riesco a governare meglio la mia altitudine, perché vedo quando mi abbasso il terreno sottostante. È importantissimo per prendere le misure sia per l'altitudine, ok, sia per atterrare e decollare. Quando diventerete più bravini la potete portare un po' più su e quindi automaticamente il drone prenderà velocità, perché quando attraverso i miei occhiali percepisco che il drone è parallelo alla direzione in cui sto andando, ovviamente il drone con la telecamera più inclinata sta in questa posizione qua e quindi corre di più. Se la inclino maggiormente, adesso vabbè, questo è un po' esagerato, sarà ancora così e quindi immaginate che spinge ancora di più in avanti e quindi va molto più veloce. Fondamentale quando si inizia a volare che la telecamera sia più bassa possibile. Iniziamo con il decollo, ragazzi. Ci andiamo a posizionare in una zona con l'erba abbastanza corta. Qui va bene, sempre perché così se decollo e sbatto comunque ho una zona erbosa che attutisce i crash, ok? Mi vado a posizionare per il decollo davanti ad un oggetto, nel mio caso io ho questo palo, quindi prendete un punto di riferimento, un cespuglio, qualcosa, perché all'inizio quando decolliamo ci andremo ad allenare a mantenere la posizione guardando l'oggetto che ho preso come riferimento. Ho il mio punto di riferimento davanti a me, vado ad armare, ok?
tira pure un po' di venticello. Se scegliete una giornata con meno vento è meglio, perché in agro dovete contrastare anche il vento. Armare i motori, ok? A quel punto dare gas molto 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 dolcemente, non lo date violentemente, perché i 5 pollici sono molto potenti, rischiereste di perdere subito il controllo. Quindi molto delicatamente mi alzo, vedete? Vado subito all'indietro perché sono stato spostato dal vento. A questo punto il mio obiettivo è quello di tenere sempre davanti a me il mio punto di riferimento. Mi posso avvicinare, mi allontano e sperimento con il mio punto di riferimento. Mi sposto a sinistra, vedete? Mi risposto a destra e l'obiettivo è quello di tenerlo sempre davanti, di tenere l'oggetto sempre davanti a noi, ok? Potrebbe capitare, ad esempio, che magari inizio ad andare all'indietro, non mi devo spaventare, ricorreggo, mi riavvicino sempre dolcemente. I movimenti sugli stick devono essere molto docili. L'obiettivo, ragazzi, è quello, ed è molto importante questa cosa che vi sto dicendo, di non prendere altitudine, ok? Dobbiamo sempre allenarci a mantenere la stessa altitudine, e questo è molto importante, perché se salgo rischio ovviamente di, vedi, di perdere il controllo, di non sapere più dove sto e via discorrendo, ok? Quindi molto importante tenere sempre, stare sempre bassi. Questo anche perché se perdo il controllo e sbatto non danneggio il mio drone, in quanto sto parecchio vicino al terreno, ok? Questo è il primo step di allenamento. Il secondo step è l'atterraggio, ve lo faccio vedere subito, ok? Assumo quindi che avete la telecamera abbastanza bassa, quindi vedete sempre molto bene il terreno sotto di voi. L'atterraggio è molto semplice, ricordiamoci che abbiamo l'air mode, quindi prima disarmo e meglio è. Abbasso, prima cerco di avvicinarmi e prendo le misure, ma non atterro, ok? Mi avvicino al terreno, prendo le misure, ma non atterro, ok? Per atterrare semplicemente abbasso leggermente lo stick finché non atterro. Vedete, io sono atterrato con l'air mode, adesso posso tranquillamente disarmare. Riproviamo un altro atterraggio, quindi abbasso la mia altitudine, controllo quello che ho davanti, abbasso sempre il gas, mi poggio e disarmo, ok? Posso anche disarmare, vi faccio vedere, se non siete molto sicuri dell'altitudine che avete sotto di voi, l'importante è abbassarsi il più possibile, e potete anche disarmare a questo punto anche se non siete perfettamente vicini al terreno. Vi faccio vedere, ad esempio mi metto qui e disarmo. Vedete? Comunque il drone cade e non si fa assolutamente nulla. Se vedete questi filetti d'erba davanti, non armate, perché l'erba rischia di di legarsi attorno ai motori e quindi ve li blocca. Questa è la prima lezioncina, adesso andiamo direttamente al volo. Per il nostro primo volo, ricordate quello che vi ho detto prima, ci dobbiamo posizionare in un percorso con il quale abbiamo dei punti di riferimento. Nel mio caso questa stradina qua con i pali, quindi mi posiziono sulla mia stradina, ok? Allora, l'obiettivo qui è non perdere l'orientamento, quindi armo, decollo. Adesso, vedete, devo cercare di andare avanti mantenendo sempre un'altitudine molto molto bassa, ok? Tenendomi sulla destra i miei punti di riferimento, quindi in questo caso sto andando ovviamente avanti, vedete? Non sto perdendo il riferimento perché mi tengo sempre sul mio percorso, quindi so che a destra ho la mia stradina e soprattutto non ho alberi vicino. Arrivati qui alla fine del percorso che ho delineato, mi giro, ok, tranquillamente
assumo che l'avete già fatto con il vostro simulatore video, col vostro simulatore di volo, e ritorniamo indietro. Qui c'è un po' più di interferenze perché l'antennina è nascosta dalla batteria, ok? Ritorno, vedete, non perdo l'orientamento perché in questo momento so che la mia strada sta alla sinistra, e ritorno dove sto. Non mi avvicino mai, mi raccomando, alla mia persona perché rischio di farmi male, specie all'inizio, e una volta che ci prendo la mano continuerò sempre a fare questo percorso. Quindi vado avanti, ok, arrivo alla fine, giro tranquillamente, ok, e ritorno indietro cercando sempre di stare più vicino, il più vicino possibile al mio percorso, e quindi senza allontanarmi mai dalla linea dritta che ho scelto, ok? A quel punto, una volta che iniziate a prendere la mano, ovviamente dovete aumentare la velocità, quindi andrete un po' più veloci, girate e tornate sempre aumentando la velocità, ok? Questo è importante. Arrivate qui e riaumentate la velocità, ok? Sempre mi raccomando, tenere l'altitudine bassa, questo è molto molto importante, e questo è il primo esercizio. Vabbè, adesso lasciate perdere quello che sto facendo io adesso, c'ho pure la batteria mezza frantumata. Poi quando inizierete a diventare più bravi vi allenerete con dello slalom e via dicendo. Adesso atterro, se no distruggo la batteria, ok? L'atterraggio ormai lo sappiamo fare, eccolo qua. Questo che avete visto è un allenamento importantissimo da fare, con cui riuscirete a prendere confidenza con il vostro mezzo. Ho cercato di darvi tutti i consigli basilari, quindi molto molto importanti, ragazzi. Allenatevi, 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 vedrete che mano a mano prenderete confidenza, inclinerete maggiormente l'FPV cam per prendere un po' più di velocità, e come aumenterà la confidenza potrete iniziare a complicare un po' di più i percorsi. Però importantissimo sempre l'altitudine bassa, molto 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 importante. Buon allenamento a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto. Ragazzi, mettetemi un mi piace. Benvenuti nel mondo dei droni FPV.